C'erano una volta due principesse. La principessa numero uno e la principessa numero due. La principessa numero uno era contenta di essere la numero uno, ma la principessa numero due non era contenta di essere la numero due. Così corse nel bosco in cerca del lupo grigio. Lupo grigio, lupo grigio, disse. Devi entrare nel palazzo nel cuore della notte e divorare mia sorella, così sarò io la numero uno. Santo cielo, disse il lupo grigio. Che pensiero terribile, non farei mai una cosa del genere, mai. Allora la principessa numero due andò a trovare l'orso bruno. Orso bruno, orso bruno, gli disse. Devi entrare a palazzo a sposare mia sorella, così non sarà più in casa e io potrò essere la principessa numero uno. Davvero? Disse l'orso bruno. Bene, lascia che ti dica che non sposerei tua sorella neppure se fosse l'ultima persona sulla faccia della terra. Inoltre, come puoi vedere, sono già felicemente sposato. La principessa numero due entrò rumorosamente nelle cucine del palazzo, il viso bianco come un lenzuolo. Cuoca, cuoca, disse. Devi cuocere mia sorella al forno, dentro una cottata o cucinala a vapore, non mi importa come. Voglio liberarmi di mia sorella e diventare la numero uno. Questo è un ordine. Benissimo, disse l'avida cuoca. Però voglio qualcosa in cambio. Che genere di cosa? Chiese la principessa numero due. Gioielli, rispose l'avida cuoca. I gioielli di tua madre la regina. Tutti gioielli, gioielli e ancora gioielli. Vedrò cosa posso fare, disse la principessa numero due. La principessa numero due scivolò dentro la stanza da letto di sua madre e cominciò a mettersi in tasca tutti i magnifici oggetti luccicanti. Medaglioni, diademi, orologi, collane, catene, catenine, bracciali, spille, orecchini, spilloni, fibbe, anelli. E benché il suo cuore battesse forte, forte, come un orologio, e le sue ginocchia tremassero come gelatine, era così indaffarata che non si accorse che la cameriera reale era entrata a fare il letto. Poi la regina era entrata a cercare la cameriera. Due dame di compagnia erano entrate a cercare la regina. Due guardie del corpo erano entrate a cercare le dame di compagnia. Il lord ciambellano era entrato a cercare le guardie del corpo e il re era entrato a cercare il lord ciambellano. Infatti, solo quando la cameriera scoppiò a piangere, la regina rimase senza fiato, le dame di compagnia caddero svenute, le guardie del corpo gridarono «Chi va là?» e il re la fece marciare fino alla sala del trono. La principessa numero due si rese conto di essere stata sorpresa sul fatto e con le mani nel sacco. Bene, disse il re quando furono soli nella sala del trono. Sto aspettando una spiegazione. Ma naturalmente l'ultima cosa al mondo che la principessa numero due poteva fare era raccontare cosa stesse facendo con i gioielli della regina. L'unica cosa che poté fare fu chinare la testa e cercare di non pensare a cosa sarebbe accaduto se qualcuno lo avesse mai scoperto. Poi
arrivò la regina con un'idea. Se non puoi raccontarci che cosa stavi facendo con i gioielli, dovremmo indovinare. Volevi forse elucidarli? La principessa numero 2 fece segno di no con la testa. Volevi giocare a re e regina? Chiese il re. La principessa numero 2 fece segno di no con la testa. Volevi darli a qualcuno? Disse la regina. In cambio di qualcosa che tu desideravi moltissimo. Allora, e solo allora, la principessa numero 2 si coprì gli occhi con le mani, in modo da poter essere vista solo per metà, e sussurrò così piano attraverso le dita che il re e la regina dovettero andare molto vicino per sentire. Sì, disse pianino, perché così io sarei potuta essere la numero 1. Ma con sua grande sorpresa, il cielo non precipitò, né arrivò la fine del mondo. Invece la regina sospirò di sollievo e il re disse: bene, adesso lo sappiamo, ma ora corri e aiuta tua mamma a mettere in ordine tutti i suoi diademi. D'ora in poi tu sarai la numero 1 il lunedì, mercoledì e venerdì. E così fu. E la principessa numero 1 sarà la numero 1 il martedì, il giovedì, il sabato. E così fu. Mentre la domenica saremo tutti numero 1, disse il re. E così fu. E anche se ci volle un po' di tempo alla principessa numero 1 per abituarsi a non essere sempre la numero 1 e alla principessa numero 2 per abituarsi a essere la numero 1 per una parte del tempo, e anche se la domenica c'era sempre un po' di baruffa quando tutti erano numero 1, da allora in poi vissero tutti felici e contenti. Tutti, tranne la vida cuoca, che se ne andò infuriata perché tutto quello che desiderava erano gioielli, gioielli e ancora gioielli. E anche perché non sapeva mai quale giorno della settimana fosse.